Va ora in onda Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Bene, ringrazio della linea la regia centrale, Rosario Moreno di Radio Science. Gentili signore e signori, buonasera. In studio a Venezia, pianetaoggitv.net, Massimo Bonella, 21:29. Siamo in diretta su tutto il network digitale di Radio Science TV. Ricordo anche che collegata con noi abbiamo l'emittente web di Trieste, ondaradio.net. Quindi ricordo altresì che siamo in Friuli Venezia Giulia, la telepiancavallo.it con Radio Piancavallo, e quindi poi tutto il resto fino a radiovaldichiana.it. Ricordo che questa trasmissione Spazio Aperto, approfondimento giornalistico in edizione speciale Covid-19, andrà poi in onda anche sul circuito Pianeta Oggi TV, che vale a dire sulle 10 televisioni terrestri e radiofoniche, inclusa la emittente in AM, l'emittente interregionale Radio Diffusione Europea da Trieste. Allora, l'ospite collegato con noi, ve lo presento subito, abbiamo infatti l'onore di avere con noi Giulietto Chiesa, ex europarlamentare, è stato corrispondente per le più importanti testate giornalistiche italiane e attualmente è presidente dell'emittente online All News Pandora TV di Roma, pandoratv.it, il sito internet per andare a vedere la programmazione. Lo saluto subito, grazie fin da adesso a Giulietto Chiesa, benvenuto qui con noi. Buonasera a tutti. Allora, io intanto prima di entrare nel concreto della trasmissione vorrei darvi una notizia che è stata lanciata con un'ultima ora, alcuni minuti fa, da Rai News 24. La presidente della Consulta Cartabia è positiva al Covid-19. Ed ora veniamo subito con Giulietto Chiesa. Allora, ho nominato prima la sua emittente che sta facendo un grande lavoro soprattutto in questo periodo di emergenza nazionale, ma non solo internazionale, globale, potremmo insomma alla fine dire. Ecco, ci può innanzitutto parlare del ruolo importante di Pandora TV, Giulietto Chiesa? Ma è cruciale, almeno nelle nostre intenzioni, è quello di cercare di mettere ordine, perché c'è ovviamente un intero paese in angoscia, in una situazione assolutamente senza precedenti nella storia italiana ed europea, e quindi è chiaro e comprensibile che le persone siano disorientate, confuse, impaurite, anche perché la quantità di informazioni di cui disponiamo è molto, da un lato apparentemente abbondante, perché tutti parlano solo di questa questione, ma per la verità molto lacunosa, e quindi l'esigenza di mettere ordine, cioè voglio dire, mettere ordine significa selezionare le informazioni migliori, cercare le persone più competenti e più responsabili, capaci di guardare il problema nella sua complessità, perché la tendenza è che ciascuno trovi una soluzione simile a quella che piace a lui o alle idee che ha in testa, ma che non corrispondono al quadro generale. Quindi è un lavoro molto importante che dovrebbero fare i canali pubblici di informazione, a cominciare dalla RAI, ma lo fanno per la verità molto molto male, e quindi come dire, l'esigenza di intervenire per correggerli e per modificare anche le percezioni della gente è molto importante. Ah, assolutamente sì, ecco, sul discorso dell'informazione, ecco, così mi ha un po' anticipato a una domanda, volevo arrivare anche a questo, no? Io trovo, ci sono, come dire, due programmazioni un po' differenti. Allora, i circuiti delle emittenti intercontinentali, internazionali, occidentali, e dopo abbiamo anche il circuito della RTSAT Russian Today. Ecco, ci sono, come dire, delle immagini anche diverse. Che differenza c'è fra l'uno e l'altro? Ecco, possiamo fare chiarezza un attimo su questo punto. Ricordo che la Russian Today la possiamo ricevere tutti quanti tramite il satellite Hotbird, che qui in Italia si riceve benissimo e che è anche il più seguito. Prego, Giulietto. La situazione è difficile da spiegare, anche perché la Russia, perché Russian Today è una stazione televisiva e web russa, quindi è ovvio che riflette il punto di vista
russo. E questo punto di vista non è proprio identico al nostro, nel senso che il modo come le autorità russe hanno fino ad ora gestito questa questione è stato, come dire, un po' ritardato, ecco, lo direi così, un po' giocando per certi aspetti, giocando di rimessa, come si dice in gergo calcistico. Cioè la Russia non ha bloccato il paese fin dall'inizio, si è limitata ad alcune iniziative, ripeto, più lente di quelle, per esempio, che abbiamo adottato noi o che hanno adottato gli altri paesi europei, per esempio quella di chiudere i voli con l'estero. Questo è avvenuto circa 7 giorni fa, mentre noi avevamo da tempo chiuso tutte le comunicazioni con l'estero via aereo. Seconda cosa che la Russia ha fatto contraddittoriamente alla prima è stata quella di chiudere drasticamente e sorprendentemente, a mio avviso, l'intera frontiera russo-cina, che è una frontiera di quasi 4.000 chilometri, in gran parte poco abitata, ma in alcuni punti anche molto abitata, e dove sono passate centinaia di migliaia di cinesi, cioè portatori, sicuramente portatori del coronavirus, che sono andati in Russia e quindi hanno distribuito il contagio in Russia. A questo punto ci si sarebbe attesi un grande sviluppo dei contagiati, e invece questo sviluppo non risulta, né risulta un elevato numero dei morti. Fino a ieri, anzi, fino a questa mattina, il numero dei morti da coronavirus era soltanto 9 persone in uno spazio praticamente bicontinentale. Tutto questo mi fa pensare che c'è un altro modo di calcolare il problema, cioè forse non ci dicono esattamente le cose che noi abbiamo invece considerato dominanti. Per esempio, il numero dei morti che loro calcolano, probabilmente, dico probabilmente, è solo rappresentato da persone i cui cadaveri sono stati ritenuti, sono stati col tampone verificati come morti da coronavirus. Cioè, non adottano il criterio che abbiamo adottato noi in Italia fino ad ora di considerare morti da coronavirus tutti quelli che hanno avuto anche il coronavirus, e cioè il Covid-19, cioè a dire tutte le persone anziane che sono finite, sono andate a morire, non perché avessero solo il coronavirus, ma perché il coronavirus gli ha dato il colpo di grazia avendo altre patologie in corso. Ora la domanda è aperta: chi è che ha ragione? Hanno ragione i russi a considerare questa cosa in questi termini, o abbiamo fatto bene noi a lanciare l'allarme e a dire che questo avrebbe provocato un disastro tragico, soprattutto tra migliaia e migliaia di anziani, che sono i nostri padri, i nostri nonni, insomma, la nostra cultura, la nostra storia. Io francamente credo che sia stato più giusto dire così. Adesso, il risultato finale è che nel nostro conteggio siamo a oltre quasi 12.000 morti nel nostro conteggio, che significa che l'Italia da sola copre più di un terzo di tutti i morti della pandemia mondiale. Un terzo, più di un terzo, perché a occhio e croce i morti sono 32-33 mila, quindi noi saremmo un terzo, il 30%, 33% dei morti. Che cosa mi fa credere che l'approccio russo non sia il migliore, non sia il più sincero? Ed è il fatto che adesso la Russia sta correndo ai ripari, cioè fino ad ora, in qualche misura, è stato contenuto il numero, è stato contenuto il conteggio, ma adesso, come si sa, Putin ha dichiarato una settimana di vacanza per tutti, praticamente, ha cominciato a chiudere i parchi, ha cominciato a chiudere nelle grandi città la circolazione delle persone e sta inasprendo le misure. Evidentemente ci si rende conto in ritardo, come ha fatto anche la Francia, e come hanno fatto anche gli Stati Uniti, che invece il problema della pandemia è molto, molto più serio. Questo è il quadro, co Esatto. così come lo vedo io. Così come lo vedo io. Certo, esatto. Ecco, si sta notando infatti che negli Stati Uniti sta crescendo in maniera vertiginosa. Come se lo spiega lei, questa cosa così, diciamo, intensa, negli Stati Uniti?
Ma me lo spiego, innanzitutto, come ho detto prima, all'inizio c'è stata una palese sottovalutazione. Tra l'altro i voli, voli sul Pacifico tra gli Stati Uniti e la Cina sono rimasti ancora 10 giorni dopo che la situazione era già diventata critica a Wuhan e nella regione dello Hubei, quindi si può immaginare quante centinaia, se non centinaia, decine di migliaia di cinesi hanno attraversato, portandosi dietro il virus, hanno attraversato il mare e l'Oceano Pacifico. Quindi è evidente che questo virus, a seconda dei luoghi in cui si trova, perché qui ci sono tanti punti interrogativi, questo virus palesemente non è uguale in tutti i posti. Il virus italiano non ha evidentemente le stesse caratteristiche del virus di altre aree del mondo, neanche di quello cinese. Probabilmente ci sono modificazioni di cui non si conosce l'andamento, ma sicuramente gli Stati Uniti hanno lasciato penetrare molti, asintomatici, perché anche c'è questo terzo punto. La gran parte di quelli che circolano in Europa, a mio avviso, ma anche in Italia, è già contagiata dal virus, anche se noi abbiamo adottato le misure più strette, ma si tratta di asintomatici, siccome non li possiamo verificare tutti, questa è gente che è asintomatica, cioè non manifesta i segni della malattia, ma è affetta da virus e quindi lo trasmette. E quindi noi non sappiamo esattamente il numero dei reali contagiati. Anche noi facciamo il conto sulla base di quelli che abbiamo tamponato, di cui sappiamo qualche cosa. Allora diciamo, questo c'ha il virus, ma non ha il contagio, cioè non manifesta la malattia. Quest'altro c'ha il virus e manifesta la malattia. Quest'altro è già malato e allora va rapidamente, ricoverata e portata nelle strutture. Quindi sono diversi livelli di consapevolezza, ma sicuramente la diffusione del virus è molto più estesa dappertutto di quello che noi pensiamo. Ho capito. Ecco, mi viene in mente quando si provavano le temperature negli aeroporti italiani, che qualcuno diceva, a mio avviso anche giustamente, è insufficiente, perché uno può averla anche incubata e dopo va a contagiare diverse persone. Insomma, avremmo dovuto chiudere subito gli aeroporti per veramente arginare appena si è saputa di questa cosa, che poi anche qui è tutto un dire, perché ci sono voci che parlano, ne hanno diramate anche, diciamo, le principali testate nazionali, che ad esempio Donald Trump era già stato informato dai 007, anche in Europa si sapeva, insomma, di questa cosa che circolava. Allora, ecco, noi, cittadini vorremmo sapere la verità a questo punto, interrogare questi signori, e cosa ci avete nascosto e perché? Infatti, ma tu hai parlato di una cosa, io ne aggiungo un'altra ancora più seria. Noi abbiamo, noi in Italia, i nostri media ufficiali, diciamo così, le televisioni pubbliche, quelle più pubbliche e private più viste, le 7 televisioni italiane, sì, e le radio corrispettive, hanno immediatamente sposato la tesi del pipistrello. Questo virus ha un'origine animale, attraverso non si sa quali passaggi è passato dal pipistrello a un topo, poi dal topo all'uomo. Cioè, adesso io non conosco i dettagli, non sono un esperto virologo, non so nulla, quindi dico semplicemente quello che ho sentito. Sì. E chi l'ha detto? E chi l'ha detto che il virus è arrivato dal laboratorio, dal mercato del pesce di Wuhan? E invece ci sono altre tesi e altre ipotesi che non sono state considerate accettabili da valutare, è che si tratti di un virus ingegnerizzato in parte in un laboratorio, cioè che si tratti di un'operazione in cui c'è la mano dell'uomo. Questa ipotesi come mai è stata immediatamente scartata e cancellata da tutti gli esperti italiani che parlano in televisione? Non doveva essere cancellata, perché io personalmente sono andato a leggere il documento della Johns Hopkins University, la più importante università americana, che ha un centro di monitoraggio proprio dei fenomeni pandemici.
Ora, questo documento, che risale al settembre del 2019, diceva che c'era il pericolo imminente di... Pensate, notate bene la data, il documento è datato, io ho visto l'originale, certo su internet, ma inequivocabilmente giusto, è datato settembre 2019, prima che esplodesse la pandemia in Cina, prima che venisse dichiarata la pandemia. Quindi dal settembre del 2019 quel documento diceva delle cose tremendamente importanti che sono state dimenticate. Allora, la prima domanda che io vi faccio è: come mai nel 2019 già si faceva la previsione di una pandemia che riguardava il coronavirus in una variante, così veniva detto, non veniva detto da dove è venuta, se da un pipistrello, eccetera, eccetera, ma si parlava di una variante di cui si temeva la diffusione o casuale o diciamo così intenzionale. Attenzione, perché chi ha scritto questa frase sono degli scienziati che nel settembre del 2019 parlavano di una potenziale esplosione pandemica riguardante un virus del tipo coronavirus modificato, non si sa come, che poteva essere sfuggito a un laboratorio o comunque sfuggito addirittura intenzionalmente. Il che vuol dire che si fa un cenno esplicito alla possibilità che in quello o in altri laboratori si stesse lavorando per la costruzione di un vaccino che è sfuggito di mano. Costruzione di un vaccino vuol dire operazioni ingegneria, bioingegneria. Quindi vuol dire che si stava lavorando e si temeva che questo vaccino uscisse fuori o inavvertitamente o addirittura intenzionalmente. Intenzionalmente vuol dire che si è pensato che questa cosa sia stata l'origine di una decisione di un gruppo di persone che ha fatto uscire intenzionalmente il virus. Sì, questa è un'altra ipotesi. È un'altra ipotesi che presuppone che qualcheduno, non so chi, non avanzo candidature, abbia deciso di colpire la Cina con un virus che avrebbe messo in ginocchio la sua economia. E in effetti ci è riuscito. Poi la Cina si è difesa in un certo modo, però ci è riuscito perché la Cina è stata paralizzata e in un colpo solo, paralizzando la Cina, si è bloccata praticamente l'intera economia mondiale, si è aperta una gravissima crisi economica planetaria. Quindi quando tu dici che bisognerebbe avere le informazioni vere, che bisogna rispondere a questi interrogativi. Per esempio, io credo che una commissione internazionale avrebbe dovuto andare a parlare con gli esperti della Johns Hopkins University, andare a chiedere a loro da dove avevano ricavato queste informazioni nel settembre del 2019. Banale, se vuoi, ma sarebbe stato necessario farlo immediatamente, cioè già a dicembre dell'anno scorso, gennaio di quest'anno. Nessuno l'ha fatto. E improvvisamente io leggo queste cose in un documento che ha il massimo dell'autorità, perché la Johns Hopkins University è una delle strutture istituzionali che fornisce informazioni all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come mai l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è andata a fare una verifica di questo genere? Bisognava sapere questo innanzitutto. Quindi, per riassumere per i nostri ascoltatori, vorrei che tutti capissero che qui siamo di fronte a un problema molto più grave di una pandemia, perché potremmo, io uso il condizionale, potremmo improvvisamente trovarci di fronte all'evidenza che qualcuno ha cominciato una guerra mondiale usando i mezzi della biomedicina, e cioè che si è usata un'arma nuova e che noi ci troviamo, noi italiani, insieme a tanti altri ormai a mezza America,
a un pezzo di Russia, a mezza Francia, a mezza Spagna, eccetera, eccetera, e troviamo in una situazione di eccezionale, drammatica situazione di crisi dove muoiono migliaia di persone perché qualcuno ha deciso che questa poteva essere un'arma per colpire il proprio avversario. Un'arma, una propria e vera e propria arma di distruzione di massa. Questo cambia completamente il quadro della valutazione di quello che stiamo dicendo. Assolutamente sì, è una situazione che preoccupa, ecco, non poco. Tra altre cose, su questo punto faccio riferimento a un documento molto importante che voi avete all'interno della vostra televisione online, un documento che è presentato da Massimo Mazzucco, che effettivamente spiega infatti che i cinesi hanno anche, diciamo, chiesto chiarimenti perché il virus potrebbe essere partito da lì, dagli Stati Uniti, ma anche in questo caso la notizia poi appunto è caduta nel nulla e l'argomento non è mai stato ripreso dai network. Lo stesso Mazzucco, credo, intervistato da una nota emittente privata di Milano, praticamente quando ho cercato, insomma, di spiegare, ci sono stati fatti dei tagli in regia, insomma, ecco, all'interno del vostro documento Mazzucco spiega molto bene questa cosa, anzi invito gli ascoltatori ad andarlo a seguire perché la dice lunga. E poi c'è un altro documento altrettanto importante, firmato da Manlio Dinucci, che proprio questa sera è andato in onda alla storica televisione toscana Telidea, tramite il mio settimanale, dove parla di movimento di truppe, di militari statunitensi in Europa, in modo particolare in Germania e in Polonia. Ecco, si parla anche di armamenti nucleari e anche lì ci sono dei documenti che la dicono lunga, c'è un generale ad alto livello militare che risponde a un senatore, a una donna, che lui è per, come prima, diciamo, primo uso l'arma atomica, di debole potenza, però come primo uso l'arma atomica, e giustamente Dinucci dice, beh, è come buttare un cerino su una polveriera. Ecco, anche questo movimento non se ne è parlato tanto nei media nazionali, dai network, coloro che hanno avuto, apro una parentesi, tutte le frequenze, dico tutte, le migliori negli anni Ottanta, a scapito delle televisioni locali, chiusa parentesi. Ecco, ci puoi parlare un attimo, Giulietto Chiesa, di questo documento anche, cioè, sia di Mazzucco e di Dinucci, perché sono due documenti che meritano di essere evidenziati al massimo. Beh, no, si tratta di due documenti. Quello di Mazzucco è un documento che abbiamo letto tutti, anche io ne ho parlato su Pandora TV, ed è una dichiarazione ufficiale del Ministero degli Esteri cinese in cui si chiedono agli Stati Uniti di spiegare alcune cose che sono inspiegabili per quanto riguarda il virus che potrebbe aver avuto una base di partenza americana. Del resto, non è un mistero, non è un segreto che insieme al laboratorio di Wuhan, dove sicuramente si stava lavorando sul virus, Wuhan intendo dire il laboratorio cinese, ma nel laboratorio cinese di Wuhan c'erano anche scienziati canadesi, scienziati francesi e scienziati americani. Sì. Quindi in quel laboratorio ci lavorava un sacco di gente. Poi è emerso anche che, mi pare, l'11 di dicembre ci sono state a Wuhan, proprio a Wuhan, le Olimpiadi militari, alle quali hanno partecipato circa 300 atleti statunitensi proprio a Wuhan. Quindi può essere stata una delle occasioni attraverso cui questo virus può essere stato, se uso sempre il condizionale, potrebbe essere stato uno dei modi con cui questo virus è stato, come dire, sganciato a Wuhan. E questi sono tutti documenti che richiedono di essere messi tutti insieme, spiegati, ma certo c'è il fatto che ufficialmente la Cina ha chiesto agli Stati Uniti di spiegare il loro comportamento in questa materia, e questo è un documento. Quello di cui parli invece, citando Dinucci, è un'altra cosa, non è un documento, è un'esercitazione militare.
Sì, Poi, intendevo documento come trasmissione informativa, cioè diventa un documento importante che va a raccontare quello che sta succedendo, certo. allora, questo si sapeva in anticipo, si sapeva con largo anticipo che doveva partire ai primi di marzo, anzi esattamente il primo di marzo, se non sbaglio, una grande esercitazione militare della NATO, la più grande dal 1989, nella quale dovevano partecipare 37.000 soldati, di cui 30.000 soldati americani, insieme a apparecchiature molto importanti e molto numerose, camion, carri armati, blindati, eccetera, eccetera, che sono stati trasferiti in Europa, doveva scattare questa grande esercitazione militare che avrebbe dovuto impegnare praticamente mezza Europa, incluse parti d'Italia, incluse parti di Germania, di Francia, eccetera, eccetera. Questa esercitazione doveva partire anche dagli aeroporti di Aviano e degli aeroporti italiani della NATO, partire e arrivare. Le truppe sono arrivate addirittura, anzi, negli aeroporti italiani, e quando è scoppiato il caso del virus è nata la questione: ma come si può fare un'esercitazione militare che attraversa tutti questi paesi con migliaia e migliaia di soldati e in corso c'è una epidemia, pandemia? Non possono diventare oggetto di trasmissione o comunque gli stessi soldati risultare poi colpiti dal virus. E allora c'è stata un po' di incertezza e l'operazione che si chiamava Defend America 2020, cioè Defend Europe, Defend l'Europa anno 2020, è stata prima fermata, poi ridimensionata e poi si è deciso di farla ripartire lo stesso ugualmente. Infatti l'esercitazione militare, seppure ridimensionata sul terreno, sul territorio, ha continuato e sta continuando con l'uso di aerei anche portatrici, portatori potenziali di bombe atomiche, per cui non è stata cancellata. Allora, Di Nucci ha scritto un articolo dicendo: ma come mai continuate lo stesso a fare questa esercitazione militare in una situazione in cui tutta l'Europa è in condizione di o quarantena o di avvicinamento alla quarantena? E questo è il mistero, perché si poteva decidere tranquillamente di smettere questa operazione, ma la NATO ha deciso di portarla avanti anche in questa situazione. Tutte stranezze che fanno pensare che ci sia anche qualche intenzione di altro tipo che non viene resa nota, ma che potrebbe anche essere quella di fare sperimentazioni di tipo militare, sì, ma connesse con una pandemia, ecco, diciamo, in questo modo. Ah, certamente. Quindi a questo punto deduco, sommando un po' tutto quello che è stato detto, che qualche personaggio ad alto livello militare, ma anche politico, dovrà dare delle spiegazioni a tutti i cittadini, alla popolazione mondiale, perché qui ci sono, credo che assolutamente ci siano delle responsabilità gravissime, estremamente gravi, e che qualcuno deve rispondere su questo, tutti i Beh, morti certo, che ci sono. che ci sia una situazione gravissima è data dal fatto che 60 milioni di italiani sono in questo momento in una situazione di democrazia sospesa, cioè tutte le garanzie costituzionali previste per i cittadini italiani dalla Costituzione italiana sono state in questo momento sospese. Qualunque ci fosse, qualunque malintenzionato, non credo che ci sia, ma qualunque malintenzionato in questo momento potrebbe prendere decisioni senza essere contrastato o contestato in violazione delle norme democratiche. Noi siamo in una situazione assolutamente eccezionale e straordinaria e non dobbiamo sottovalutarla, perché non appena finirà la pandemia, e mi auguro che avvenga il più presto possibile, che ci sia una riduzione dei picchi, dei morti, degli infettati, eccetera, eccetera, si dovrà ritornare alla democrazia, e molto in fretta. Non è che possiamo pensare che le cose resteranno così come sono a lungo per mesi e mesi, perché questo comincerebbe a diventare inquietante per molta parte della popolazione. In questo momento né io né te siamo in grado di riunirci con i nostri amici,
Ma non è solo questione di amici, è anche questione di persone che la pensano come me, come te, che vorrebbero discutere tra di loro e che magari non sono d'accordo con le decisioni che vengono prese dalle autorità politiche e da quelle militari di questo paese. Quindi c'è un problema di ricostruire la democrazia. E certo, si aggiunge anche questo problema alla fine. Ecco, io non ho altre domande, solo una piccola considerazione. Stiamo vedendo in questi periodi il ruolo importante dell'emittenza radiotelevisiva locale. Ecco, come lei sa, noi proveniamo proprio da quel settore e la grande informazione delle emittenti, anche la più piccola, diciamo, è... Assistiamo che l'emittenza locale ha avuto le peggiori frequenze, si è trovata praticamente a dover affrontare delle situazioni pesantissime, obblighi da tutte le parti, i gestori non ce la fanno più e infatti molte saltano, stanno vendendo, per capirci, il ramo dell'alta frequenza, cioè il canale di emissione tecnico, e quindi c'è un problema effettivamente anche in questo. Ecco, speriamo, voglio dire, che si possa anche rivalutare bene il ruolo di questi emittenti locali, quindi innanzitutto assegnando loro delle frequenze pulite e non disturbate da frequenze, da segnali transfrontalieri che provengono da altre nazioni, che è il problema che abbiamo qui ad esempio nel nord-est d'Italia, quindi ci sono delle interferenze continue e quindi che possano in un certo qual senso essere riconosciuti e poter portare avanti il loro lavoro con un po' di serenità, perché è un problema anche qui adesso il discorso dell'emittenza locale. Cosa ne pensa Giulietto di questa cosa? Non è soltanto una questione dell'emittenza locale, in realtà tutte le frequenze sono in mano ai padroni del vapore, sono loro che gestiscono tutto. L'AGCOM, invece di tutelare il diritto di informazione dei cittadini, si preoccupa dei diritti dei grandi network, dei grandi potentati, di quelli che gestiscono le televisioni e le frequenze televisive e adesso anche gestiranno tra poco le frequenze del 5G. Cioè tutta la questione che riguarda i campi elettromagnetici dovrebbe essere sottoposta a una grande revisione costituzionale. Noi abbiamo soltanto l'articolo 21 della nostra Costituzione, che è palesemente invecchiato, dove si dice che ogni cittadino ha diritto di avere e di ricevere e di poter fare informazione come ritiene opportuno. Questo è un diritto garantito dalla Costituzione. Ma adesso questo diritto ci è stato portato via sostanzialmente. Basti pensare soltanto che la distribuzione delle frequenze avviene in forme tali che i cittadini non possono partecipare, e non possono partecipare non solo i cittadini singoli. Io dico, per esempio, una università dovrebbe avere una frequenza, una regione dovrebbe avere una frequenza, cioè i poteri pubblici, una grande città dovrebbe avere delle frequenze dedicate, perché i cittadini di quella città dovrebbero avere il diritto a farsi la loro informazione, ma questo non esiste in Italia, non esiste proprio per niente. Allora vuol dire che tutto il sistema della legislazione, diciamo così, radiotelevisiva, dovrebbe essere ricostruito sulla base non solo dei principi astratti dei diritti, ma sulla base delle tecnologie che sono intervenute dal momento in cui la Costituzione è stata approvata ad oggi. Allora era un altro mondo, oggi è un mondo totalmente diverso e quindi tutto il discorso della comunicazione tra i cittadini dovrebbe essere riportato a livello tecnologico, politico, culturale della società moderna, il che non è, se c'è un settore dove non c'è nessuna democrazia è proprio il settore delle emissioni radio televisive, e io ritengo che se dovessimo essere davvero con un governo democratico, questo governo dovrebbe avviare immediatamente, o il Parlamento o l'uno e l'altro dovrebbero avviare immediatamente una commissione parlamentare d'indagine che preveda e preceda la costruzione di un nuovo disegno di legge di tutta la materia. Ah, certamente. Le faccio un esempio concreto, poi andiamo in chiusura.
anche perché abbiamo superato il tempo massimo, ma meritava. E allora noi siamo, diciamo, appunto perché siamo emittenza privata, diciamo bene, siccome l'argomento è importante, possiamo anche sforare il tempo, non succede niente, ne va a beneficio ai nostri ascoltatori. Ecco, per chiudere un esempio, a Gorizia, e siamo sempre in Friuli Venezia Giulia, c'era una emittente storica, la Telemare, e da qualche mese a questa parte non c'è più, cioè c'è, esiste perché grazie al circuito SAIS l'abbiamo fatta andare in digitale. Però di fatto come segnale tecnico, per capirci, chiamiamolo terrestre, non c'è più. E ha sempre portato un grande lavoro di informazione sul territorio. Oggi in provincia di Gorizia non esiste più nessun segnale. Ecco, questo penso sia molto grave. Credo che le istituzioni del Friuli Venezia Giulia dovrebbero porsi questo problema seriamente, non far finta di niente. Dovrebbe cominciare la regione, però Friuli Venezia Giulia pone il problema. Questo è un problema che richiede un grande dibattito pubblico perché la gente non se ne rende conto. Accendi la radio, sali in macchina, ti siedi in macchina e giri il canale automatico e prendi quello che ti dà il Padre Eterno, diciamo così, la provvidenza. Ma non sai che dietro questo c'è una grande battaglia politica tra chi vuole rimanere e chi deve essere espulso da questi settori, e questo è quello che sta avvenendo. Sono enormi le radio sono piccola cosa, ma tu pensa alle frequenze televisive, cosa significano? Significano possibilità immense di influenzare l'opinione pubblica e di far comprare l'opinione pubblica questo o quel prodotto o questo o quel partito. Quindi l'importanza di questa roba qua è cruciale, è assolutamente cruciale, dovrebbe diventare consapevolezza comune, ma al momento attuale non lo è. Certo, esattamente. Soprattutto la gente poi siede in macchina, già l'autoradio è in FM stereo. Ad esempio, c'è anche l'AM che dà dei prodotti molto interessanti perché abbiamo alcune emittenti dalla Radio 1 Rai, ma abbiamo anche Radio Capodistria. Abbiamo anche qualche emittente locale perché adesso il Ministero ha dato le concessioni anche a qualche emittente locale. Abbiamo un'emittente molto importante che collabora e noi altresì collaboriamo, credo anche quindi Pandora TV, anzi sicuramente, che è Radio Diffusione Europea da Trieste. Su AM 1584 kHz, e che arriva fino in centro Italia, fino a San Marino. Ecco, negli Stati Uniti è molto sviluppato l'AM. Qui in Italia hanno fatto di tutto per denigrarlo, per dire ma è roba ormai superata, che risale ormai, fa parte della preistoria. Non è così. Ecco, allora anche qui chi sono questi che influenzano i cittadini in questo modo? Quindi quando uno sale in macchina, subito la prima che trova in FM ascolta quella e tanto sono sempre i soliti noti, ecco, alla fine, quelli che anche in FM hanno avuto tutte le frequenze, poi tra altre cose, dei privati negli anni, fine anni 70 e primi anni 80, per essere molto chiari e precisi. C'è una lobby. Ci sono alcune lobby che gestiscono tutto questo materiale, intendo dire queste frequenze, e il cui compito è quello di espellere tutti i piccoli produttori e sostituirli con delle filiali dei grandi produttori. Quello che ha fatto Mediaset comprandosi 5-6 grandi radio nazionali e gestendocele per conto proprio, quello che ha fatto Repubblica facendo la stessa cosa, cioè sono i grossi pesci ingoiano i piccoli pesci. Certo, allora io così in battuta finale dico, proviamo a pensare se io e lei apriamo un emittente locale, gli diamo un nome, non so, Radio Appennino, ci portano dentro subito. Beh, mi pare evidente. Se non ti portano dentro subito, comunque cercheranno di impedirti di poter vivere a lungo. E poi Certo. vengono lì e ti comprano. Eh sì. Con i vari sistemi, come abbiamo visto, insomma, che sono sotto gli occhi di tutti. Chi vuol guardare, poi se uno vuole mettersi da maschera davanti agli occhi, vabbè, allora sappiamo, insomma, però oggettivamente il problema c'è, insomma, ecco. Grazie. C'è, sicuramente. Sicuramente. Grazie allora a Giulietto Chiesa, ricordo ex europarlamentare.
Oggi presidente di una importante emittente online, allnews.pandoratv.it, ricordo che è stato anche corrispondente per le testate più importanti del nostro paese. Grazie per la collaborazione, grazie tantissimo a Giulietto Chiesa, le auguro un buon lavoro con Pandora TV. Grazie a voi altrettanto. Benissimo, allora stacchiamo il collegamento con Roma, con Giulietto Chiesa alle 22.09, questa è Radio Science, state ascoltando un'edizione speciale di Spazio Aperto dedicata al Covid-19 e anche un po' a tutte le altre problematiche che poi si legano con questa situazione. Avete sentito, insomma, c'è veramente da riflettere, alla fine di questa emergenza sarà anche da chiedere conto a qualcuno su quello che è successo per il mondo, su questa grande porcheria che si è verificata, inaccettabile. Allora, potremmo anche dire, fare poi anche altre considerazioni, può essere anche una cartina di tornasole, cioè vediamo anche come la popolazione fa fatica a stare in casa, cioè litiga, c'è tensione in casa, le persone non sanno, non riescono a stare da sole. C'è questa crisi e che non è un problema da sottovalutare. Ne parleremo domani sera, sempre alla stessa ora, alle 21.30, qui a Radio Science. Quindi non perdetevi questo appuntamento. Ecco, abbiamo voluto un po' collegare queste due cose, anche per fare un discorso completo. E vi ricordo ancora una cosa, dunque, un aggiornamento. Che questa sera è risultata positiva al coronavirus il presidente della Corte Costituzionale Maria Cartabia. Dopo alcuni sintomi è stata sottoposta ai test. Al momento Cartabia è in buone condizioni generali e si trova in isolamento nella sua abitazione a Milano. Da lì poi continuerà naturalmente a seguire tutti i vari lavori e le attività della Corte Costituzionale. 22.10, io ringrazio per la messa in onda Rosario Moreno alla Regia Centrale, tra altre cose anche editore del network Radio Science TV, un pool di emittenti, sono circa 15 emittenti in digitale, ogni volta che noi andiamo in onda con una diretta tutte sono collegate, quindi da Trieste fino alla Val di Chiana. Ringrazio anche voi, gentili ascoltatori, per averci seguito. Rimanete sintonizzati sempre con Radio Science, c'è tutta informazione, approfondimenti e molte curiosità. Massimo Bonelli in studio, grazie per la vostra cortese attenzione. Abbiamo trasmesso Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta OGTV.